Eccoci qua, cari amici, le 18 Buonasera minuto. a Buonasera a tutti. tutti. Buonasera. Eccoci, buonasera a tutti. Stasera, che bello, che stasera giornata, si canta. Io ve lo dico subito. Stasera si canta. Cioè, chi si aspettava tutta una puntata di messaggi su quel che ha detto stamani il presidente? Sì, certo, parleremo anche di quello, ma poco. Sì, per la maggior parte canteremo a squarciagola. Facciamo direi di fare un breve editoriale dell'intervento di oggi. Il titolo è: di chi è la Fiorentina? Una grande puntata dedicata al Festival della Canzone Italiana che è in corso a Sanremo, le bombe di Sanremo, grandi canzoni tutte sul tema viola. Ma non ovviamente abbiamo anche l'inviato dov'è? Certo, direttamente dall'Aristo Franceschino, eccolo là. Vai, all'attacco. Ragazzi, buonasera. Salve Franceschino. Sinceramente non so, stavo pensando a come iniziare, se dirvi è un piacere essere con voi o no, sono ancora indeciso. Fai un po' il furbo, perché io e te ci siamo conosciuti e te parlavi di Fiorentina, eh? Io me lo ricordo quando andavi a fare le interviste ai tifosi della Fiorentina. No, non comincia. Diciamo rompevo le palle già ai tempi, ancora mi torna. Comunque, allora, Vigno, fermi tutti. Dirti, vai, Franceschino. Voglio subito darti un'anteprima. Abbiamo una discussione intercorsa fra Petri e Commisso, dove si sono dedicati delle canzoni di Sanremo, e Commisso ha dedicato a Petri "Pensa prima di sparare, pensa", mentre Petri bene, ha risposto con fiumi di parole dei Jalis. Canzone che poi non ha avuto minimamente fortuna. È nata e morta lì su quel palco, quella canzone. Ma se ancora va bene, si parla allora, dei Jalis. Assolutamente. Fermo lì, basta ragazzi. Allora, caro Franceschino, noi abbiamo chiesto ai nostri amici radioascoltatori, che ci hanno inviato al 3925727775, la loro composizione canore. Allora, attenzione, perché ti dico questo: la qualità è alta. Come siamo messi a Sanremo a qualità? Come siamo messi in generale, generale c'è qualità oppure no? Più bassa di quella delle bombe delle 6 a Sanremo, però c'è però qualità. Noi non abbiamo Annalisa, noi non abbiamo Annalisa, capito? È peggio per voi, sono disposto a sentire, fatemi sentire. Bene, partiamo da un grande classico. C'è un radioascoltatore che ha reinterpretato "Anima mia" dei Cugini di Campagna. Vai regia, canzone numero uno, attenzione. Andiamo a piedi nudi e in viola parche, speriamo ci vogliano le scarpe, e se all'ingresso c'è la selezione, mi fodda un cinquantino da barone. Sempre con voi, forza ragazzi, buon fine settimana e buon Sanremo. Io direi, eccoci qua. Il testo, ragazzi, se c'è la selezione mi fa dare un cinquantino da barone. Tiro da barone è memorabile, passaggio top. Franceschino, vogliamo commentare velocemente la prestazione di Giannino e Canterino? Allora, assolutamente, io da Sanremo per le bombe delle 6 apro il televoto per Giannino Canterino con il codice 01. Molto bene, bravo, grande, top. Apriamo il televoto. Allora, dunque, attenzione, fermo lì. Allora, attenzione, a cappella, un canto a cappella abbiamo, un canto a cappella del signor Gitano del Mugello. Sì, Gitano del Mugello, che praticamente sulle note di "Vengo anch'io, no tu no", ironizza sempre su Viola Park. Viola Park, grande protagonista delle canzoni. Seconda canzone, regia. Vai, regia. Si potrebbe andare tutti quanti al Viola Park, entro anch'io, no tu no, per vedere Italiano e i suoi 30 leoni e capire che in realtà sono dei mezzi bidoni. E il tifoso rassegnato va verso il bar. Entro anch'io, no tu no. Ma perché? Perché lo vieta Pradè.
Si potrebbe andare in massa all'Artemio Franchi, vengo anch'io, sì, lì tu puoi, ma di stare sotto l'acqua saremo anche stanchi, di tifosi incavolati ce ne sono a branchi, ma in Fiesole a cantare lo stesso si fa, la sciarpata la si fa e cantar si canterà, ma un tetto chi lo fa, qui nessuno lo sa. Beh, devo dire, ottimo. Qua c'è grande impegno soprattutto per la base, sì, Leo, sì. Il Gitano del Mugello, la base, poi il canto a cappella, insomma, qui sì. Sono gli elementi, Franceschino, sì. Vogliamo dare qualche indicazione, Franceschino? Sì, mi dite come si chiama il cantante, cortesemente. Il Gitano del Mugello, Gitano del Mugello. Allora, per il Gitano del Mugello, canzone perfettamente adatta a Sanremo, con cassa in quattro quarti, ottima interpretazione con il codice 02. Bene, apriamo il televoto per il Gitano del Mugello. Attenzione, Franceschino, abbiamo un grandissimo interprete adesso, questo è un grandissimo interprete, sì. Il signor Porsenna dalla Val di Chiana, non sto scherzando, che canterà stornelli americani. Vai regia. Buonasera a tutti, so Porsenna della bassa Val di Chiana e la canzone che canterò stasera è Stornelli Americani. Lo diceva Joe Barone, io non vi compro ma manco un mezzone, e la sera al Parco Viola noi si balla e si fa la baldoria. Ti ha risposto anche Commisso che al Padovani ogni pago l'affitto, e ai giornalisti che mi parla male, al Parco Viola li faccio entrare, e senza Lilleri qui non si lallera, e noi una brutta fine si fa, e noi ci speriamo, e noi ci auguriamo, che uno sceicco ci possa comprare. Saluti a tutti, la peggio proprietà della storia. Qui ora, devo dire, questo. Grande mestiere di Porsenna, un piccolo errore, ma lui ha subito recuperato e ha concluso la performance. Allora. Questo è importante, perché se ci sono i trattori, se c'è il movimento dei trattori, potrebbe essere una colonna sonora d'accompagnamento di a Sanremo, certo. Franceschino, che dici? Assolutamente, qui non solo hanno portato i trattori, ma hanno portato anche una mucca e una capra per protestare. Questo ascoltatore, il Porsenna, naturalmente è andato sulla falsa riga di Joliet dal palco dell'Ariston, quindi canzone in dialetto, si è capito perfettamente da ugni si portano, quindi cassa. Ottima interpretazione, piccola pecca perché si è dimenticato una piccola frase del testo, ma lo fece anche Albano con felicità, quindi per Porsenna da Sanremo codice 03. Ottimo, andiamo avanti perché adesso abbiamo una canzone top di gamma, diciamo anonimo fiorentino, perché poi non mi hanno detto il cantante, come si chiama il cantante, però numero uno, attenzione, questa è anche un po' lunga, anonimo però, ragazzi, anonimo fiorentino. Quarta canzone in gara, l'inno al Viola Park, è lunga, ragazzi, ma è bellissima, è bellissima. Possibile nessuno ti abbia detto com'è la storia di noi fiorentini, polemizzare su tutto un gran difetto e dividerci tra guelfi e ghibellini. E tra i tifosi ce ne sono tanti, presuntuosi e beceri e coglioni, per non parlar di quelli più arroganti, nati per contraddire le tue opinioni, per evitare ogni contestazione, ascolta ciò che dice la canzone. Rocco, 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 per favore, non comprarci un altro brocco. Dacci una soddisfazione, una volta almeno compraci un campione. Cerca di essere oculato, i quattrini tuoi non darli a Giobbarone.
quello ormai specializzato nel comprarci un ennesimo bidone. Dal riscaldamento il lavaro viola. Rocco, basta coi proclami quotidiani su quel tuo centro sportivo. Questo eccesso di proclami alla fine è diventato un lassativo. E se vuoi bene a Firenze, non parlarci di ricavi e plusvalenze. Dello stadio ogni altra bega, quasi quasi non ce ne importa una sì. Arrisca il vento, il lavaro viola. Ci sono stati anni disgraziati, ma amanti dei viola sempre siamo. Ricorderemo tutti i campionati, compreso un presidente americano, e certamente per cent'anni almeno ripenseremo a te noi fiorentini, quando sotto una statua passeremo, edificata per Beppe Iachini. Arrisca il vento e l'avaro viola. Ci siamo? Fantastico, eccoci qua. Fantastico, fantastico. Ragazzi, fantastico. Anonimo Fiorentino si è superato. Lunga, lunga, lunga. Lunga, però meritevole, meritevole, però meritevole. Anche per come l'ha interpretata, qui c'è l'arrangiamento. Qui c'è, qui c'è un grande arrangiamento. Qui c'è l'arrangiamento. Franceschino da Sanremo, Franceschino. Allora ragazzi, sono proprio di fronte all'Ariston, ascoltando questo pezzo, posso dirvi arrangiamento sicuramente di Fio Zanotti e Beppe Vessicchio, questo è poco ma sicuro. Sulla falsa riga delle interpretazioni di Arbore, se vi ricordate, con questa trombetta inserita all'interno della canzone, è ottimo, ottimo, codice anonimo fiorentino 04, aperto il televoto. 18 e 19 minuti, eccoci qua, le bombe delle 6, Sanremo, le bombe di Sanremo. Iniziate a votare, avete ascoltato le prime 4 canzoni, le prime 4. Iniziate a votare, ragazzi, votate, vedo che ci sono tanti che apprezzano, dice ragazzi chiudete qui la puntata, questa puntata fa il record d'ascolto, inizio top, bene ragazzi. Ma ci fate niente, divertire caro... in tutti i modi, potete fare anche la messa, la prossima volta magari faremo la messa. È vero, potremmo fare la messa, però ragazzi attenzione, abbiamo Franceschino davanti al Teatro Ariston, sì, di Sanremo, vero Franceschino? Sei sempre lì. Sì, sì. Hai dato ancora i codici, ti teniamo un altro po', sì, poi ti congediamo. Sì. Perché adesso su una canzone incredibile, Una vita in vacanza dello Stato Sociale, un altro anonimo, un numero uno assoluto, ha composto questa canzone che si intitola Calciomercato. Vai regia, Calciomercato. E sera aprile arrivo Fisci, aspetta a dirlo, arriva Portillo, lo voglio Tommy, piglio la Roma, non lo voglio più bello, piglierò Cristiantello, perché? Quame? C'ho da fai partito, allora piglio Utrone, e per la primavera piglio Maxi Oliveira, se vendo i tornelli comprerò Falcinelli, non ne posso già più quando arriva Verdun. Perché lo fai? Perché non te ne vai? Con la sita alla lastra, con il treno a Pienza, un giocatore gli avanza, gli dai Benalouan e tu piglia Pasanta. Ma davvero un c'è il verso di comprare anche Gerso? Nessuno ci compra Cohorin, nessuno ci compra Cohorin. Oh, un bicazzato. Dai. Ce lo figlieranno più. Dai, su. Vai. Fa un monte di giri, poi tu figli Sabini, che gioca mezz'ora, poi lo dai Firenzola, allora lo fa apposta, a pigliattino host, no davvero non ci credo, si è comprato Toledo. Perché? Male! Tu fai calcio mercato, lo fai bendato, i soldi ce l'ho, poi tu compri da boh.
frigo è pieno, l'insalata è nell'orto, sacco fra marameo. O era morto? Perché lo fai? Perché non te ne vai? Con la sita tre quadra, con il treno all'ardenza, un giocatore gli avanza, gli dai, me lo vanno e tu pinti in basata. Ma davvero un c'è verso di comprare anche jazz, nessuno ci compra. Cohori, 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 nessuno ci compra. Cohori. Straordinaria, questa, Leonardo, sono questa, senza parole. Straordinaria. Questa è molto radiofonica. Nessuno ci compra Cocconi. Perché? Come? Perché? Male? Perché? Come? Allora, cantiamo a Fish. Questa perché? È molto radiofonica. Nessuno ci compra Cocconi. Questa è meravigliosa. Allora, Franceschino Dall'Ariston, subito per il televoto. Vai, Franceschino. Assolutamente, canzone meravigliosa dopo lo stato sociale, questa la rinomineremo il disagio sociale, molto molto bella, e apriamo per questa canzone il codice di televoto 06 e in pieno stile Sanremo stasera le bombe delle 6 non termineranno alle 19 ma alle 2:30 di notte. Va bene. Allora, ragazzi, votate, questa c'è il codice 06. Andiamo avanti. L'ultima in gara, se non erro, se poi non ce ne sono altre dell'ultimo momento, regia, diciamo di ascoltare questa, anche questa è a cappella, quindi va un po' interpretata, però qua si riprende un grande classico, Franceschino, un grande Massimo Ranieri che vinse Sanremo con Perdere l'amore alla fine degli anni 80, se non erro, più di lì. Era sentiamo, 1988. Me li ricordavo bene, fine anni 80. Vai, ragazzi, vai. Perdere Barone il venerdì sera, l'ho cercato ovunque, in sede, in campo e anche in lega. Perdere Barone, non trovarlo ancora, l'ho cercato a casa e negli spogliatoi, in tutta la città, ma poi l'ho trovato, era in pista al Benito, dancing Viola Par, a parlare male di Nardella, con un frigo pieno di Nutella. Perdere Barone e trovar 50 euro in terra. Ciao da Giallo. Devo dire, il testo qua è super, il testo è bello, ragazzi, il testo di questa canzone è memorabile, mi piace veramente. Allora, c'è chi ci dice tutti a Puccini, beh ragazzi, potremmo organizzarla una grande serata a Canora con Leonardo. Allora dai ragazzi, allora grazie ovviamente a tutti i partecipanti. Franceschino, vogliamo dire qualcosa su quest'ultimo pezzo che hai ascoltato? Assolutamente, l'ascoltatore ha toccato un classico della musica italiana che diventa un classico della musica viola, e dall'Ariston per questa meraviglia apriamo il codice di televoto 07. Io, prima di salutarvi, ci tenevo a darvi anche una notizia dell'ultima ora, caro Vigno e caro Petri. Attenzione. Che, chi si compra? Chi si è preso? Tutti sbagli, perché mi arriva una comunicazione dall'ufficio Rai in questo momento: Petri, dopo l'esonero dal Viola Park, gli è stato vietato l'ingresso anche in Liguria. Non a Sanremo, in Liguria. La Liguria. Sì, ordine restrittivo. Come ti vedono avvicinare a Sarzana, ti sparano. Buono. Grazie Vigno, grazie Petri. Ciao Franceschino, ciao ragazzi, un abbraccio. Allora, ragazzi. Regia, siamo pronti con i due file di fila? Li mettiamo, siamo pronti. La 09, dai, 09010, vai. C'è, c'è una proprietà lontana che comprò la Fiorentina, e c'è ancora chi si chiede perché. C'è un direttore generale molto attento al capitale che di un frigo pieno parlò e che diceva: penseremo a un cantante da invitare al Viola Park, e penseremo
a un cantante da invitare al Viola Park. Ciao ragazzi, Benedetto Assen. Barone, 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 commisso barone, barone fa tutto, barone, barone che palle, barone che palle, barone. Va bene, Benedetto da Siena è Robinho. Top, Robinho top, bravo anche Benedetto da Siena. Robinho top, top. Devo dire top di gamma questa puntata, 18 e 48 minuti.